Si è conclusa questa mattina con la passeggiata in rosa per le vie del centro di Brindisi dal titolo On the Road, la prevenzione si fa strada, la cui partenza è stata assegnata simbolicamente alla sindaca Angela Carluccio da 3 giorni del primo festival della prevenzione e dell'innovazione in oncologia, evento di esordio a livello europeo per IOM, l'associazione italiana di oncologia medica, organizzata per informare gli italiani sulle ultime novità in materia. La passeggiata in rosa, evento parallelo alla 3 giorni, è stata organizzata nell'occasione del gruppo operativo Brindisi dell'associazione Cuori di Donna, le cui volontarie sono state impegnate a distribuire le magliette simbolo della camminata della domenica e per accompagnare chi ha voluto approfittare della presenza dei medici per porre domande sul tema della prevenzione. Il Festival IOM è un'iniziativa lanciata sul modello del Festival della Letteratura, ha toccato 16 città italiane che per 3 giorni hanno impegnato anche a Brindisi gli organizzatori locali a spiegare ai cittadini il nuovo corso della lotta al cancro, che spazia dei corretti stili di vita, agli screening, alle armi innovative. Infatti, grazie ai passi avanti sul piano della prevenzione e dei trattamenti, non si deve più parlare di male incurabile. A Brindisi l'evento è stato fortemente voluto dal direttore dell'unità complessa di oncologia medica dell'ospedale Perino di Brindisi, Saverio Cinieri, che riveste in IOM nazionale il ruolo di tesoriere. Il motorhom di IOM, cuore della manifestazione, ha stazionato in Piazza Vittoria dal 3 al 5 marzo, affiancato dalle associazioni di volontariato locali. In ogni appuntamento sono intervenuti oncologi, testimonial come Flavia Pennetti e Albano Carrisi e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali e delle associazioni dei pazienti.